Ospite di Silvia Toffanina Verissimo, Filippo Bisciglia ha regalato al pubblico qualche anticipazione su Temptation Island, svelando anche perché ha rifiutato di vedere il programma in compagnia di Maria De Filippi. Oggi, domenica 8 settembre, a Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto il conduttore del reality campione di ascolti di Canale 5, Filippo Bisciglia. Il conduttore ha regalato al pubblico alcune anticipazioni sulla nuova edizione, che inizierà il 10 settembre, e ha poi raccontato un insolito aneddoto riguardante Maria De Filippi. Ecco cosa ha rivelato, Verissimo, Filippo Bisciglia svela. Maria voleva guardarlo con me, ma io le ho detto no. Dopo essersi emozionato nell'ascoltare il messaggio della compagna Pamela Canessa, con cui ha festeggiato 16 anni di relazione, Filippo Bisciglia ha rivelato un divertente aneddoto sulla conduttrice di alcuni dei programmi di maggior successo di Canale 5, Maria De Filippi. Già la sua compagna ha anticipato che Bisciglia ha un preciso rituale quando si tratta di rivedere in TV le puntate registrate. La puntata va vista da casa, Filippo è scaramantico e quindi ha tutti i suoi rituali. Va vista da casa insieme, ma da soli, senza nessuno. Non deve volare una mosca. Il conduttore ha poi aggiunto che è così scrupoloso e scaramantico sulla questione che ha persino rifiutato l'invito di Maria De Filippi a vedere insieme una puntata. A Silvia Toffanin, infatti, Bisciglia ha rivelato anche di un altro rituale scaccia sfortuna che lui e la conduttrice condividono. Maria De Filippi mi ha chiesto di guardarlo insieme, le ho detto no, non si può fare, devo stare da solo, per scaramanzia. Poi prima della puntata scrivo a Maria millesima asterisco 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 m asterisco 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 m asterisco 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 e lei deve rispondere m asterisco 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 ma con tre puntini. Una volta ha messo quattro puntini, me l'ha riscritto con tre, Temptation Island, Filippo Bisciglia si è emozionato durante l'ultima puntata. Il conduttore è molto amato dal suo pubblico e dai protagonisti del reality per la grande umanità ed empatia che sa dimostrare e, infatti. Bisciglia ha rivelato che durante l'ultima edizione di Temptation Island si è emozionato molto di fronte ad alcune coppie, in particolare a Siria Pingo e Matteo Vitali. Mi emoziono con loro, vivo appieno le cose che vivono loro, è tosta. Alcuni momenti sono difficili, vorrei dire tante cose ma non posso farlo. In quel momento per loro sono un confidente. Nei falò posso dire più cose. Non vorrei influenzarli, quindi li ascolto. Scherzando, Filippo ha aggiunto che durante l'ultima puntata ha pianto, ma per fortuna non l'hanno inquadrato. Sull'undicesima edizione, che partirà martedì 10 settembre, ha ammesso che è un bel traguardo e che da questa lunga esperienza ha appreso molto. Noi siamo pronti per la nuova edizione, questa sarà l'undicesima per me. Sono tante, ho imparato tanto in questi anni. Le cose vissute con i concorrenti, le ho vissute io in passato. Le storie d'amore girano sempre intorno agli stessi argomenti. Le coppie scrivono per gelosia, per mancanza di fiducia, per tradimenti. Bisciglia ha anche regalato una piccola anticipazione sulla prossima edizione, rivelando che una delle nuove coppie ha un'età molto più grande rispetto alle altre e che è arrivata in trasmissione con altre motivazioni. Ha poi aggiunto, "Quest'anno abbiamo una coppia più grande, sono venuti qui con motivazioni differenti. Dovranno decidere che scelta di vita fare, o l'una o l'altra. Se nella penultima puntata mi avete visto camminare, qui mi vedrete correre e non solo su terraferma."